Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 124, l'archeogenetica. Ed eccoci arrivati all'ultimo episodio prima dell'uscita del mio libro, Il miglior nemico di Roma. Tra soli 4 giorni sarà sugli scaffali delle librerie italiane ed è già prenotabile online e in libreria. Se volete dare una mano alla sua diffusione, vi chiedo se è possibile di prenotarlo. È un grosso aiuto, ve l'assicuro. Vi chiedo inoltre di dirmi cosa ne pensate. Ogni creatore è sempre afflitto dal dubbio, dalla volontà di far meglio. Fatemi avere i vostri pareri e consigli quando inizierete a leggerlo. Sono stati preziosissimi dopo la mia opera prima. Infine mentirei se non dicessi che la possibilità di scrivere un terzo capitolo di questa avventura su carta stampata dipende in gran parte da come andrà questo libro. Se volete incatenarmi alla mia tastiera, non c'è modo migliore di comprare appunto il libro, per voi stessi o come regalo per amici e parenti. A più di un anno dal giorno in cui presentai l'idea al mio editore, non vedo l'ora di veder nascere questo bimbo. Davvero non avete idea. È un bambino che ha richiesto un po' più di gestazione dei canonici 9 mesi. Questo episodio è dedicato a Peter Hubscher, il babbo di Deborah. Grazie Peter per il parere sullo scorso episodio e complimenti per la passione verso la storia medievale. Non ho dubbi che non è l'unica cosa che abbiamo in comune. Grazie anche a tutti i 315 sostenitori su Patreon, Typee e YouTube. Abbiamo alcuni nuovi arrivati questa settimana. A livello Leonardo da Vinci abbiamo Luigi Loreti. A livello Galileo Galilei, Silvia Ferretti e Antonio Cuni. A livello Marco Polo abbiamo invece Fabrizio. Vi informo inoltre che ho pubblicato su Storia d'Italia Extra, un podcast realizzato in inglese con Steve Guerra di A History of the Papacy. Per la prima volta mi sentirete parlare di risorgimento in una lunga intervista sullo stato della penisola, sui principali attori e ideologie del risorgimento e anche sugli eventi principali, in particolare in relazione al papa dell'epoca, il celebre e controverso Pio IX. Se parlate l'inglese dateci un'occhiata e se non lo fate comunque avete altre 12 puntate in italiano. Sottoscrivetelo e non perderete i prossimi episodi. Conto di produrne uno al mese di qui in avanti. In questa puntata, come preannunciato, affronteremo un argomento che è la vera frontiera della ricerca storico-archeologica contemporanea. Con Guido Alberto Gnecchi Ruscone, ricercatore del Max Planck Institute di Lipsia e autore di un importante paper sull'origine degli avari, affronteremo le basi scientifiche delle nuove scoperte sul DNA antico e parleremo di alcuni esempi di ricerche, da rivoluzionario paper che ha stabilito un link tra il cimitero longobardo di Collegno e un altro longobardo in Pannonia, passando per una ricerca che ha evidenziato la composizione genetica della popolazione romana attraverso diversi millenni di storia, per finire appunto sull'origine degli avari. Nella discussione può non essere tutto chiaro, quindi ci terrei a riassumere i risultati di queste 3 ricerche. Nel caso dei Longobardi, la ricerca ha messo in evidenza una composizione molto eterogenea dei Longobardi, con apporti genetici importanti da popolazioni con chiare origini germaniche, ma miste però con molte altre provenienti dall'area pannonica e anche mediterranea. In generale i Longobardi sembrano essere restati a Szolád, in Ungheria, per sole 3 generazioni, un periodo compatibile con quello che sappiamo della loro storia e che corrisponde al periodo unnico e poi postunnico, fino al 568. Il paper sembra confermare che i Longobardi ebbero sì origine nell'area della Germania settentrionale, ma nei secoli la loro popolazione andò mischiandosi con molte altre apporti genetici, formando la vasta confederazione che arriverà poi in Italia, e che è confermata essere appunto quella della Pannonia. Un'altra importante conferma, in quanto Collegno e Szolád sono chiaramente popolazioni molto simili. Nel secondo paper si studiano campioni di decine di resti dell'area laziale per ogni periodo storico, dal Mesolitico al Medioevo, per capirne la composizione genetica. Innanzitutto va detto che ci sono almeno 2 grandi cambiamenti nella preistoria. I cacciatori-raccoglitori del Mesolitico sono sostituiti da popolazioni che praticano l'agricoltura provenienti dall'Anatolia. Questi costruiscono le prime ancestrali protociviltà europee.
Durante l'età del bronzo arrivano però nuove popolazioni dalle steppe eurasiatiche, probabilmente gli indoeuropei che sono alla base poi di tutte le lingue europee, a parte il basco o le lingue ugro-finniche. Gli indoeuropei si mescolano ma in gran parte sostituiscono i locali, costruendo le civiltà preromane. Questo patrimonio genetico è quello che costituisce anche la gran parte della popolazione romana durante il periodo repubblicano. Durante il periodo imperiale, però, il campione di ossa romane mostra un enorme apporto genetico proveniente da tutto l'impero e in particolare dall'Oriente, Grecia, Siria, Egitto, Anatolia, tanto da costituire una popolazione sostanzialmente differente da quella repubblicana, ma veramente completamente differente. In particolare con caratteri incredibilmente cosmopoliti. Nel Tardo Impero apporti genetici continuano ad affluire a Roma, ma provengono soprattutto dall'Occidente romano, Gallia in primis. Infine, nell'Alto Medioevo, a partire dall'VIII secolo, l'immigrazione sembra venire soprattutto dal nord, ancora dalla Gallia, ma anche dal mondo germanico e vichingo. Roma è ormai inserita nel sistema politico dell'impero carolingio prima e poi dell'impero ottoniano, tagliando i suoi legami con il mondo mediterraneo dell'impero romano medievale, ovvero l'impero bizantino. Quanto all'ultimo paper, quello sugli avari, lascerò che il professor Gnecchi Ruscone spieghi quello che lui e i suoi colleghi hanno trovato e che reputo assolutamente rivoluzionario. Ma vi lascio ora alla nostra chiacchierata. Salute e salve e bentornati su Storia d'Italia. Anche oggi sono veramente onorato di avere un ospite speciale, perché mi è stato segnalato un paper su un argomento relativo a quello che stiamo seguendo oggi nel podcast. Abbiamo parlato di avari, abbiamo parlato di migrazioni, abbiamo parlato di ricerca archeogenetica in più occasioni e mi è stato segnalato questo paper recentissimo sugli avari. Ho visto che l'autore era italiano, dal prestigioso Max Planck Institute, e quindi mi sono preso la briga di contattarlo e vedere se era intenzionato a venire sul podcast, e ho scoperto, Guido, che tu sei un ascoltatore. Sì, io sono un suo fan. La seguo spesso, la seguo quando ascolto spesso quando vado a correre. Ah, perfetto, è il modo ideale, ma diamoci del tuo, nessun problema. Quindi è una cosa tipica questa, insomma, del correre, palestra, mi hanno detto tanti che... quindi cadiamo proprio a fagioli in questo caso. Allora, dottor Guido Gnecchi Ruscone, vuoi parlare agli ascoltatori d'Italia, vuoi spiegare cosa ti ha portato ad occuparti di archeogenetica? Perché è un campo, diciamo, che più giovane di così è raro, insomma. È decisamente un campo molto giovane e io, anch'io sono, cioè, relativamente giovane, posso fare un riassunto della mia carriera fino a qui in poche parole. Sono appunto un ricercatore su postdoc da quasi 4 anni al Max Planck Institute. Prima io sono un biologo innanzitutto, sono laureato in biologia all'Università di Milano, master in biologia evolutiva e antropologia molecolare all'Università di Bologna, dove poi ho continuato con un dottorato di ricerca studiando appunto antropologia molecolare, una tipologia di genetica che si chiama genetica di popolazione, su popolazioni però moderne. Il mio dottorato studiavo popolazioni dell'Himalaya. Pezzo tu, ok, sì. Fantastico. Nepalesi, tibetane, insomma, anche questioni, diciamo, di adattamento all'alta quota, adattamento genetico all'alta quota, che ricerca che mi ha poi portato a Chicago, dove c'era un'università di Chicago, dove ho fatto una visiting period durante il dottorato,
e sempre studiando appunto questi aspetti degli adattamenti all'alta quota e della demografia delle popolazioni moderne nepalesi. Ho visto poi che hai studiato anche sulla popolazione italiana, no? Ho visto sei coautore di un paper su questo argomento, quindi anche l'Italia ha sviluppato delle caratteristiche genetiche per adattarsi all'ambiente, no? Chiedo senza saperlo. Sì, ho studiato il laboratorio dove ho studiato a Bologna, il laboratorio di antropologia molecolare sotto la supervisione di professor Marco Sazzini, professoressa Donata Luiselli, Davide Petterne, c'è un grosso gruppo lì. Appunto ho iniziato a imparare proprio questo tipo di ricerca studiando le popolazioni italiane. C'era un progetto sulle popolazioni italiane, moderne sempre, e vedere attraverso le popolazioni moderne se c'erano degli adattamenti. Sono visti degli adattamenti più complessi, poligenici, alla dieta, a differenze di dieta, soprattutto alla dovuta differenza, diciamo, storia evolutiva tra nord e sud in parte. Adesso non vabbè, troppo... andiamo nel dettaglio perché è fuori campo, e questa era una domanda sorpresa perché mi è venuta la curiosità mentre parlavi, quindi delle popolazioni diciamo del presente. E cosa hai portato al DNA antico? Ma il DNA antico mi ha affascinato molto. Quando ho iniziato il dottorato era proprio, diciamo, stava iniziando a diventare una cosa grossa il DNA antico, durante appunto il mio dottorato, e mi ha subito affascinato, subito, diciamo, ho capito che la direzione della genetica di popolazione, studiare la storia delle popolazioni umane attraverso il DNA antico dava tantissime nuove prospettive, alcune di cui ero ignaro, ho scoperto anche solo dopo, però già mi affascinava. E sempre tramite, insomma, a Chicago c'era un ricercatore di lì che poi si era spostato, era diventato group leader, come li chiamano qua al Max Planck, cioè un PI, principal investigator, qua prima in realtà al Max Planck Institute di Jena, che for the Science of Human History si chiama, mm-hmm. E lui mi ha chiesto se volevo partecipare. Ho fatto poi una normale interview anche con gli altri ricercatori di lì, group leader. Ho conosciuto poi il direttore, Johannes Krause, il direttore del dipartimento in cui poi ho lavorato. Tra tutto il dipartimento si è poi spostato al Max Planck di Lipsia, di Evolutionary Anthropology, che Max Planck era già rinomato, molto rinomato nel campo. Sì, ma e infatti facciamo un po' di storia dell'archeogenetica, insomma, perché è una storia recentissima. Diciamo, quando nasce l'archeogenetica, diciamo soprattutto l'evoluzione proprio contemporanea, e che ruolo anche ha avuto il Max Planck in questa evoluzione? Perché anche quello penso sia interessante. Sì. Casca Fagiolo, stasera c'era stata una festa, diciamo, di addio, comunque di un professore qua del Max Planck, Mark Stonkin, rinomato professore di genetica di popolazione che va in pensione. Allora ho colto l'occasione per farmi raccontare un po' di aneddoti dai vari Johannes Krause, e quindi posso raccontare. Allora, lo studio del DNA antico nasce, quindi le primissime ricerche risalgono agli anni Ottanta, e sono appunto la prima o una delle prime, appunto, è stata condotta da... che, pioniere della disciplina, Svante Paabo, che adesso è direttore qua al Max Planck Institute, e nasce, diciamo, i primi anni era una ricerca molto incentrata sulla biochimica, cioè era molto rivoluzionaria all'epoca, perché non si sapeva se si poteva effettivamente ottenere del DNA da qualunque tipo di reperto antico, sì, dalle ossa per esempio dei morti, poi spieghiamolo, sì. No? Insomma, dalle ossa dai cimiteri antichi, e quindi per, diciamo, 20 anni è stato un problema di ricerca prettamente biochimico, se vogliamo, per mettere a punto i sistemi, no? per cercare di estrarre il DNA da questi reperti, per riuscire a ottenerlo. Insomma, non era assolutamente scontato, cioè c'erano tanti che non lo credevano proprio possibile. Il DNA non è troppo, è degradato, non era
Invece, diciamo, ricercatori pionieri come appunto uno di questi, Svante Babbo, è riuscito poi a ottenere del DNA e insomma, da lì la ricerca ha progredito fino al punto, diciamo, nel momento chiave, un momento in cui è diventato forse evidente agli occhi diciamo, dei ricercatori, perlomeno poi dopo anche insomma, esplosa anche fuori dall'ambito prettamente accademico nel 2010. Sì. Sempre quando sia insomma, anche dato credito anche ad altri, però sia insomma, Svante Paabo, il gruppo qua di Lipsia, in cui c'era Johannes Krause, che è il mio attuale, diciamo, capo, che era allora dottorando di Svante Paabo, hanno sequenziato il primo genoma Neanderthal. E diciamo, lo stesso più o meno periodo, non mi ricordo quale è uscito prima, però insomma, simile periodo, il gruppo di Copenaghen ha sequenziato il primo genoma invece di un umano, Homo sapiens arcaico, Esatto. antico. E quindi da lì poi è stato poi, è ancora cioè, un'esplosione, diciamo. Una vera esplosione, ma la cosa che io trovo affascinante è da uno che studia così, in modo amatoriale comunque la storia, è scoprire come tanti di questi dati che oggi stanno rivoluzionando la comprensione del passato risalgono gli ultimi 10 anni, gli ultimi 12 anni, cioè le prime sequenziazioni 2010, quindi proprio l'altro ieri, parlando da un punto di vista della ricerca storica, e stanno avendo un impatto clamoroso. Io ho ascoltato proprio l'altro ieri un podcast che si chiama Tides of History, è un bellissimo podcast, lo consiglio se parlate in inglese, ve lo posso consigliare. E in questo podcast intervistavano, penso, uno chiave del gruppo invece danese, Christian Christensen, archeologo che è passato all'arcogenetica e che spiegava proprio che secondo lui in archeologia ci sono state tre rivoluzioni scientifiche, cioè la scienza che ha portato delle rivoluzioni che hanno cambiato il modo anche di pensare all'archeologia. La prima, quella ai tempi di Darwin con le nuove scienze umane. La seconda, quella del carbonio 14 nel secondo dopoguerra, e anche l'analisi dei pollini, quindi di nuovo la scienza che cambia anche proprio il modo di fare archeologia. E questa è la terza rivoluzione in cui siamo proprio completamente immersi. E questo da punto di vista è molto affascinante, e anche, come dire, dà l'idea di un'apertura, secondo me, di pascoli nuovi. Insomma, è molto eccitante perché ti dà l'impressione che per i prossimi 10-20 anni si faranno un bel po' di scoperte su questo campo. Tu cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo. Anch'io, diciamo, ho scoperto poi iniziando a lavorare, venendo dalla biologia, io in realtà non appunto tutto il campo, diciamo, dell'archeologia e adesso della storia, io li sto imparando adesso, li ho imparati lavorando, quindi ho capito veramente anche solo dopo quanto l'impatto che queste ricerche Esatto. possono avere appunto, per lo studio dell'archeologia e storia. Eh sì, è perché cioè, tu sei arrivato, no? Come uno scienziato e hai messo a disposizione questi strumenti straordinari che archeologi e storici non avevano, capito? Quindi in questo senso stai rivoluzionando, dico, tu in persona, Sì, ma non poi io vedremo, però, sì. ma poi vedremo insomma, guarda, io penso, posso anticipare che il paper che hai pubblicato è rivoluzionario da un punto di vista della comprensione dei meccanismi proprio storici. Per questo lo dico proprio, è molto interessante da questo punto di vista. Grazie. No, ma poi adesso ci arriviamo, Sì, quindi sì, sì. invito tutti ad ascoltare perché arriveremo agli avari, però prima ci sono un po' di cose di cui vorrei parlare, perché una cosa, sfrutto la tua conoscenza scientifica. Ora, questo non è un podcast per spiegare il funzionamento di come funziona il DNA o la genetica, però do per scontato che non tutti possono avere anche le basi. Quindi partiamo proprio dalle basi. Ripeto, molti lo avranno studiato, ma se tu potessi spiegare cos'è il DNA, come si trasmette e come riuscite ad analizzarlo in poche parole. E lo so che è difficile. Ok, ci provo. Se poi
parto per la tangente, fermami pure. Esatto. Cioè, il DNA è una, cioè, è una molecola biologica ed è un, diciamo, è la molecola che contiene l'informazione per produrre le cellule di un organismo, e poi, insomma, le cellule poi producono, insomma, i tessuti, gli organi, per arrivare fino all'organismo. Quindi il DNA ed è c'è lo stesso DNA in ognuna delle nostre cellule, lo ereditiamo dai nostri genitori, quindi dallo zigote, che è la cellula, prima cellula di un organismo dopo la fecondazione, che contiene quel DNA, e poi si riproduce, le cellule si riproducono e riproducono il DNA, copiano sempre lo stesso DNA. Quindi, diciamo, è l'informazione base che crea un organismo biologico, non solo esseri umani, ma tutta la vita. Ok, quindi che cosa ha a che fare con il DNA, poi con il DNA ha a che fare con tantissime cose, anche mediche, come puoi immaginare, ma come viene usato per questi studi storici, che fa parte, diciamo, la genetica di popolazione, è una cosa che nominavo prima, diciamo, è una branca della biologia evolutiva, cioè studiare appunto l'evoluzione delle specie, dei gruppi, no? Dei gruppi, sì, anche a livello all'interno dell'uomo, sì, dei gruppi umani, utilizzando appunto il DNA come base della ricerca. E questo perché appunto il DNA viene, lo ereditiamo dai nostri genitori, e quindi viene trasmesso da genitori in figli, così per generazioni. E partendo adesso, dimenticando un attimo il DNA antico, ma partendo anche dal DNA di una persona moderna, mio, tuo, diciamo, attraverso poi dei modelli matematici si possono, diciamo, cercare di ricostruire appunto questa storia dei nostri antenati, cioè, sì, attraverso appunto studiando questi frammenti di DNA. Questo perché appunto il DNA lo ereditiamo dai nostri genitori. Appunto, dicevo che il DNA viene trasmesso uguale, però ci sono sempre, diciamo, delle modifiche. Queste modifiche si chiamano mutazioni, questa parola che magari un po' sembra fantascientifica, in realtà la mutazione è una cosa normalissima del DNA, avviene in ognuna delle nostre cellule, alcune di queste mutazioni vengono trasmesse. Quindi io delle mie mutazioni personali le trasmetterò, alcune di quelle le trasmetterò ai miei figli, e quindi, diciamo, a livello poi estendendo, non so se è chiaro, però estendendo a livello di popolazione, delle popolazioni che hanno degli antenati comuni hanno delle mutazioni in comune. Hanno delle mutazioni in comune, quindi si può ricostruire la storia dei gruppi umani, esatto, e capire, esatto, quanto sono vicini gruppi anche del presente, se ho capito bene, sì, tra, sì, di sì, loro, sì, tra di loro. E come dicevi tu all'inizio, anche quali sono stati, magari qual è stata la loro storia genetica, come si sono adattati al loro ambiente, come si sono spostati nel tempo, è anche un argomento interessante, no? Io ho fatto l'analisi genetica, come ci sono varie società ormai lo fanno in modo artigianale, no? Insomma, magari non a livello con cui lo fate voi, e l'ho fatto l'analisi genetica e ti dà un quadro di quello che poteva essere il passato della tua famiglia, in un certo senso. Sì. E questo l'abbiamo capito per il presente, ma come riuscite invece a mettere in correlazione popolazioni antiche con il presente, o popolazioni antiche tra di loro? Cioè, come fa un ricercatore a creare questi collegamenti? Come dicevo prima, noi lavoriamo con questo DNA. Il DNA è una grossissima molecola che è composta da tanti piccoli mattoncini, che sono molecole che sono legate tra di loro e che formano una sequenza. Ci sono quattro molecole di base, che vengono chiamate anche basi, anche abbreviate con quattro lettere, con delle lettere, no? A, T, G, C, che sono quattro molecole diverse che si collegano tra di loro a formare una catena, e la sequenza di queste quattro basi è ciò che formano il DNA. Ed è il DNA, è lunghissimo, sono 3 miliardi e 600 milioni di queste basi, divise poi in cromosomi, ma non entriamo troppo nei dettagli, e noi compariamo queste sequenze di ciascun individuo tra di loro, e appunto guardiamo dove differiscono, e differiscono per queste mutazioni che dicevo prima.
Per esempio, vediamo, possiamo vedere anche la parentela stretta. Insomma, io con mio padre o mia madre condivido metà del mio genoma, metà con uno, metà con l'altro, e diciamo andando poi a ritroso si può vedere quanto condivido con un'altra persona e poi raggruppando, cioè, raggruppando insomma, persone diverse, si può vedere quanto quel gruppo di persone condivide con quest'altro gruppo di persone, e questo è di base proprio un nutshell, sì, quello che facciamo. È tutto un lavoro di trovare i pezzi in comune per ricostruire i gruppi, in un certo senso, e poi paragonare i gruppi tra loro, insomma, e dire probabilmente questo gruppo discende da questo gruppo, se è nella storia, no? Ma adesso andremo un pochino più nel dettaglio per parlare invece dei casi specifici. Io conoscevo questo lavoro perché ho trovato in più occasioni dei paper che mi interessavano sui Longobardi, poi ne parleremo anche, insomma, o sulla storia delle malattie, eccetera. Una cosa che ho notato, però, è stato qualche anno fa è uscito un articolo molto lungo, complesso, del New York Times, è uscito nel gennaio del 2019, e questo articolo era molto preoccupato da un punto di vista ideologico sul vostro lavoro. Tra l'altro sono all'epoca, pochi anni fa, sostenevano essere pochissimi i laboratori in grado di fare questo lavoro. Comunque, prova a riassumere qual era la critica del New York Times. Lo dicevano: nel dopoguerra la ricerca storica antropologica ha cercato di demolire le nozioni di identità etnica basata sulla genetica, che avevano fatto tanti danni prima della Seconda Guerra Mondiale, e ha creato i concetti di cultura, di etnogenesi, e anche è andato contro un po' l'ideologia delle migrazioni che sono passate fuori moda. Loro dicevano: adesso sono arrivati gli scienziati di laboratorio che stanno soppiantando questi ricercatori. Lo scrivono nell'articolo un po' in modo simpatico, in modo scientifico, no? Gli scienziati di laboratorio aristocratici sono arrivati con la loro tecnologia superiore e hanno sostituito i ricercatori preesistenti, i loro primitivi strumenti di ricerca. Allora, la cosa che più gli preoccupava gli New York Times erano, diciamo, sostanzialmente due cose. La prima era il rischio di corroborare tesi eugenetiche nelle migrazioni, cioè sono quelli più forti, più belli a vincere, cioè la migrazione soppianta le popolazioni umane, mentre fino a pochi anni fa non si pensava a una sostituzione di popolazione, ma si pensava più a un'influenza tra le varie popolazioni. Spiego questo, che magari non è chiaro a tutti, la teoria archeologica delle culture, che è più in voga fino agli ultimi anni. E un'altra accusa era quella di opacità. Dice: ci sono troppi pochi laboratori, nessuno può replicare, verificare il lavoro attraverso la peer review. Quindi arriva un nuovo articolo che scientificamente questa popolazione viene da lì, smentendo magari tutto il lavoro di archeologi e storici, e però nessuno può contestarlo. Tu come vedi queste due critiche e che risposta si può dare? Allora, parto dalla seconda, che forse è la più veloce, la più facile da rispondere. Allora, la critica del fatto che ci sono pochi laboratori che lo sanno fare, questo è vero, e il motivo è appunto, come dicevamo prima, perché è una ricerca molto nuova. Contemporanea, giovanissima, esatto. Appunto, nel 10 anni fa, 12 anni fa, primo genoma, e da lì è iniziato, e in realtà c'è già da allora, in cui c'erano veramente due gruppi soltanto che lo potevano fare, adesso ce ne sono decine, quindi... Quindi quella critica è già passata, diciamo, già in 3 anni è già cambiato tutto in questo senso. Sì, no, cioè l'effetto ancora, cioè, sono sempre questi gruppi, più quello poi di Harvard, di David Reich, che si è unito molto presto, sono sempre questi tre gruppi, sono i più grossi finora, e che hanno ancora prodotto di più, però le cose secondo me cambieranno, ci vorranno un po' più di anni, per cui si vedranno altri gruppi emergere un po' di più,
ed è perché appunto il fatto in sé di estrarre il DNA da reperti antichi era una cosa nuova e quindi le expertise sono nate da lì e si stanno adesso poi spostando e stanno aprendo nuovi laboratori. Mm-hmm. L'aspetto della peer review è diverso, secondo me, perché in realtà appunto è vero che l'archeogenetica è nuova, ma le fondamenta teoriche degli studi poi di popolazioni che noi facciamo, una volta che abbiamo il DNA, che abbiamo queste sequenze che dicevo prima, poi le trattiamo al di là di differenze tecniche, dettagli che non entriamo qui, però le trattiamo come quando io lavoravo prima sulle popolazioni moderne. Cioè la base teorica, evolutiva e di genetica di popolazione è fondamentalmente la stessa. E quindi in realtà ci sta. Perfetto. Peer review, quindi è cambiata la tecnica di estrazione del DNA andando a prendere DNA antico. Infatti spesso si parla dell'archeogenetica come DNA antico. Sì, sì. Diciamo, a parte il fatto che è antico, per il resto le fondamenta teoriche e il metodo, la metodologia di lavoro è consolidata, non è così giovane come dicevamo, insomma. Esatto, quindi diciamo i peer review dal punto di vista scientifico prettamente biologico ci sono quelli che avevano expertise in genetica di popolazione da qualche decennio, però è vero che manca l'expertise diciamo, dell'interdisciplinarità, cioè poi della contestualizzazione poi dei risultati genetici in chiave nel contesto antropologico e storico e questo insomma forse in parte mi ricollego alla prima domanda, che è lì il problema fondamentale, è che appunto che erano due discipline che, o tre, non lo so, però insomma c'era l'altra parte della biologia genetica, o genetica di popolazione, che per anni, per decenni, anche l'aspetto teorico è iniziato già negli anni 70, così, era assolutamente ignorata dal campo storico, archeologico, se non a qualche eccezione, però. E poi solo col DNA antico, il fatto che proprio il DNA viene da reperti archeologici antichi, in cui gli archeologi lavoravano da anni, da decenni. Quindi siamo scontrati, diciamo, queste due discipline che prima non comunicavano. Esatto. E all'inizio, secondo me, si è creato un po' di attrito proprio perché erano due mondi che non si erano mai incontrati. Esatto. E all'improvviso hanno dovuto iniziare a parlare tra di loro. L'archeologo ha dovuto iniziare lo storico spesso fa difficoltà a guardare all'archeologo, poi l'archeologo guardare al genetista, quindi. Però la cosa bella è questo, secondo me, della ricerca storica, è che alla fine sono questi nuovi strumenti che possono portare più vicini alla ricerca della verità. Alla fine tutta la ricerca di qualunque tipo è cercare di avvicinarsi il più possibile alla verità e bisogna utilizzare gli strumenti a disposizione. Se questi strumenti, come si sta dimostrando, smentiscono delle teorie care per decenni a tante persone, peccato per le teorie, insomma. Alla fine la cosa più importante è la ricerca della verità storica. Io per esempio vi faccio un esempio, no? Ho letto fior di libri che parlavano del fatto che non si poteva dire diciamo la peste di Giustiniano fosse davvero peste, no? È stata trovata la peste, è stato sequenziato il DNA di Yersinia pestis di recente, sempre stiamo parlando del 2012, siamo ormai nel 2012-2013, questione risolta, basta, possiamo utilizzare energie intellettuali per altre cose, perché questo ormai è un dato, non è più una questione, una domanda, ma è un dato. Quindi da questo punto di vista è solo a vantaggio della ricerca storica archeologica, perché possono utilizzare più dati. E io spesso penso che molti pensano che nella ricerca storica archeologica, diciamo, i dati siano sempre quelli e non avanzino più di tanto. Invece siamo la cosa eccitante di questi ultimi 10 anni, che stiamo vivendo un periodo in cui stanno arrivando dei dati che non si pensava neanche fosse possibile avere. Da questo punto di vista io lo trovo veramente una cosa entusiasmante, scusa se faccio un po' un panegirico dell'archeogenetica da questo punto di vista. No, nel senso, non so se hai altro da aggiungere su questo. No, sono d'accordo su questo. C'era un'ultima critica del New York Times, prima di parlare
che è una critica secondo me molto americana da un certo punto di vista, ed era il concetto di andare a disturbare le credenze o il senso d'essere delle popolazioni native, perché loro avevano fatto l'esempio dei ricerche archeogenetiche sulle ossa polinesiane, no? Che dimostrano come i polinesiani moderni non discendono quasi completamente dai primi colonizzatori delle isole polinesiane. Spiego perché questo è rilevante. Non so se qualcuno ha visto Moana, Vaiana si chiama in Italia, è un film Disney, no? Sulla colonizzazione della Polinesia. E la storia molto importante per i polinesiani è: noi siamo quel popolo che ha scoperto queste isole, le ha colonizzate, le ha fatte nostre prima dell'arrivo degli europei. E adesso arrivano dei ricercatori europei, vuole il caso, che gli vanno a prendere le ossa, e analizzando le ossa viene fuori che le tombe dei più antichi hanno un DNA diverso dai moderni, che invece sono arrivati con una ondata migratoria successiva, quando le isole erano già scoperte, in questo senso. Probabilmente sono comunque mescolati in parte, ma in grossa parte soppiantato con la popolazione precedente. Questo, secondo il New York Times, è un rischio di andare a toccare l'identità, proprio molto importante per questi popoli. Anche la stessa cosa varrà, secondo me, in centinaia di altri casi. Sì. Come la vedi? Questo è un argomento, mi rendo conto che è un argomento un po' pesante da un punto di vista politico, etnico, culturale, ma come vedi questa questione? No, è assolutamente è assolutamente vero, è un problema non della scienza in sé, perché poi appunto anche gli europei, se vuoi, se andiamo dietro, sono stati sostituiti, mescolati cento volte, insomma. Però appunto è meno magari problematico da questo punto di vista per noi, perché non la nostra identità attuale non è messa a rischio, o a rischio come quella invece di tante minoranze etniche, tante culture che nel mondo hanno subito appunto anni, centinaia di anni di colonizzazione europea. E quindi è vero che bisogna stare attenti, è un problema etico, un problema etico. Non ho io la risposta definitiva, non è insomma, la mia expertise, chiaro. Però è un problema etico, ed è un problema che è vero che è stato magari non ignorato, però non capito così fino in fondo dai genetisti che per prima hanno fatto questi studi, ma adesso si sta cercando, non posso parlare per tutti, ma perlomeno qua da noi, ma anche da altre parti, abbiamo appunto meeting sull'etica, su questioni etiche ogni settimana o quasi, e sta cercando di capire come... qual è il miglior modo per fare ricerca, trasmettere i nostri risultati senza andare a danneggiare la popolazione locale. La prima cosa è la comunicazione con queste popolazioni locali, cercare appunto di discutere anche con solo loro. Spiegarlo, sì. Anche solo spiegarlo, eccetera. Spiegarlo e coinvolgerli anche nella ricerca. È un problema poi appunto che riguarda, appunto, io per esempio, che adesso studio l'Europa, non è un problema che mi riguarda in questo modo particolarmente, Per l'Europa, però per chi studia, non so, appunto, come dicevi tu, il Pacifico, o anche tutte le Americhe, anche l'Africa, insomma, anche altri, è un problema, sì. E vediamo quando ti occuperai di Balcani, vediamo se... No, sì, ci sono altre problematiche sempre politiche, no? Anche in Europa. Esatto, sì. Esatto. Vabbè, lasciamola perdere questo argomento. Senti, entriamo nel dettaglio invece di una serie di paper che mi hai anche inviato tu, qualcuno lo conoscevo già e veramente sono emozionato di poterne parlare con te. Uno è uno che io conoscevo già e che ho anche citato già nel podcast, ed è quello che mette a paragone, per esempio, la popolazione realisticamente longobarda che visse in Ungheria prima della migrazione in Italia con una popolazione, di nuovo, realisticamente longobarda
che viveva a Collegno in uno scavo molto importante che è stato fatto penso abbastanza di recente. Questo paper, ci puoi dire che cosa ha trovato e come è arrivato a queste conclusioni? Sì, volentieri. Questo è un paper, secondo me, anche rivoluzionario nell'archeogenetica. Anch'io, concordo. Perché appunto, diciamo, nella velocità di questo campo, diciamo, i primi 10 anni dell'archeogenetica sono stati appunto focalizzati soprattutto su periodi molto antichi, Neolitico, Età del Bronzo, e c'è periodi appunto in cui toccava appunto il campo dell'archeologia, però meno magari il campo della storia, perché non ci sono fonti storiche così così antiche. E diciamo, si è visto, c'è stato tutti gli scontri qui dicevamo prima, ma con questo qua è stato veramente uno dei primi che invece è andato in pieno invece di un periodo in cui, diciamo, c'è la storia. Siamo nell'alto medioevo, che poi è l'area adesso dove ti stai occupando di più, insomma. Esatto. E di quando è questo paper, se non sbaglio, 2018-17? Sì, proprio... 2018, sì, 2018, sì. Ma molto, sì, molto recente. Il mio podcast è iniziato nel 2018, per dare l'idea di quanto è recente. E infatti, io qui introduco, prima che tu parli la soluzione, ho già parlato nel podcast della cosiddetta scuola di Vienna e scuola di Oxford, che si contendevano e dicevano: la scuola di Oxford dice i Longobardi, come altre popolazioni, sono soprattutto germaniche, vengono probabilmente dal centro Europa e sono migrate effettivamente dalla Germania alla Pannonia e poi dalla Pannonia all'Italia. Mentre la scuola di Vienna sosteneva che probabilmente i Longobardi si sono formati tra popolazioni pannoniche, anche magari dei germani, però non particolarmente importante la componente germanica. Ci sono anche dei libri che dubitano completamente della questione della migrazione, sostenendo che è molto improbabile che siano migrati proprio come popolo, come ci dice la fonte storica principalmente Paolo Diacono, ma non solo, che ci dice che nel 568 i Longobardi abbandonarono la Pannonia, bruciarono tutto e entrarono in Italia. E questa cosa era trattata un po' come una storiella, ma una ricostruzione così, e probabilmente i Longobardi erano già dentro l'Italia e si sono solo ribellati ai Bizantini, tutta una serie di questioni di questo genere. E su tutta questa discussione, che andava avanti da decenni, se non un secolo, all'improvviso piomba, boom, questo paper, come dire, proprio come un macigno, per quello dicevamo quando arrivano i geritisti, all'inizio è proprio una pietra buttata nello stagno, no? Sì, dai, insomma, questo articolo fa, secondo me, al di là della scoperta, è un esempio di, se vuoi, di quanto... Poi questo periodo storico è complesso e quanto non è, da un punto di vista appunto genetico, adesso ti parlo, quanto è difficile nei periodi più recenti interpretare e veramente capire i dati genetici. I dati, certo. Sì, questo articolo fa vedere delle cose, da un certo punto di vista, anche contrastanti, che se non sono contestualizzate in chiave archeologica e storica, non... È difficile anche capirci qualcosa. Quello che fa vedere è che in questi due siti, Longobardi, uno in Ungheria, l'altro quello di Collegno in Italia, fondamentalmente c'è una diversità genetica pazzesca. Parallele in entrambi questi cimiteri c'è la stessa tipologia di diversità genetica, con individui che con una più nord europei e un cleanness, come li chiamiamo noi, di individui intermedi fino a individui che sono mediterranei. Completamente mediterranei. Esatto. Mediterranei del sud, Sicilia, isole. E quindi questa diversità è
insomma, è pazzesca, ma va capita, insomma, sono sepolti fianco a fianco, no? Fianco a fianco. E la cosa interessante però è che la cultura materiale, diciamo, di chi è seppellito tende a, se mi ricordo bene, tende a combaciare più o meno con il patrimonio genetico, che anche quello è una cosa molto controversa, se non sbaglio. Ma cioè lì, insomma, per difendere loro hanno semplicemente osservato un dato, hanno fatto una correlazione, hanno visto tra la componente, l'ancestralità che vedevano nelle diverse tombe con la cultura materiale che gli archeologi hanno trovato in queste tombe, e hanno osservato un pattern, una correlazione, una correlazione. Poi è non appunto... è un'identità, non è un'identità no. assoluta, no. È una correlazione, sono due cose diverse. Sì. No? Ed è appunto il primo, è la punta dell'iceberg, questo articolo appunto ha fatto vedere che in realtà per capire esattamente cosa c'è dietro va studiato molto di più. Insomma, vanno fatti... Ma infatti per quello dicevo che secondo me saranno eccitanti i prossimi anni, sì. Perché poi immagino che verranno fuori tanti altri paper confermando, smentendo i primi paper, diciamo, sull'argomento, no? Insomma. E senti, un altro paper che mi ha inviato invece, che io non conoscevo, è questo Ancient Rome, A Genetic Crossroads of Europe and the Mediterranean, in cui si va a cercare di fare una storia genetica di Roma. E questo, di nuovo, l'ho trovato a partire, fra l'altro, dal Mesolitico, quindi stiamo parlando dall'età della pietra, diciamo, anche abbastanza antica, 10.000 avanti Cristo in poi, poi per la fase neolitica, che tendenzialmente è quella dove si afferma l'agricoltura, no? Insomma... E poi per le fasi storiche dell'età del bronzo, del ferro, che l'età del ferro è sostanzialmente la storia romana, per intenderci. Vediamo, io provo a riassumere rapidamente quelli che ho capito io essere perché penso che interessi molto agli ascoltatori, insomma, i findings, le scoperte, sì. Di questo paper. E sostanzialmente diceva che nella fase antica la popolazione laziale è la stessa dei cacciatori raccoglitori presenti in tutta Europa. Nel Neolitico, con l'arrivo dell'agricoltura, arriva patrimonio genetico proveniente dal vicino Medio Oriente, dove era nata l'agricoltura. Quindi si può immaginare uno spostamento assieme con l'agricoltura anche di popolazioni? Sì, allora praticamente questo studio fa appunto questa analisi appunto sull'Italia all'arco temporale. In realtà il vero la vera scoperta nuova dello studio è poi sull'aspetto romano. Fino al, possiamo dire che il Mesolitico, il Neolitico, l'età del bronzo segue l'Italia. Quello, diciamo, che sapevamo già. La storia d'Europa, cioè col Neolitico, sì. Si arriva appunto con l'arrivo dell'agricoltura c'è anche questa espansione della popolazione dall'Anatolia. L'età del bronzo, poi dopo arrivano i cacciatori raccoglitori a cui facevi riferimento tu, no? Quindi probabilmente gli indoeuropei, no? Sì, e poi arrivano, c'è questa componente genetica dalle steppe che è associata con l'età del bronzo e con, appunto, con la diffusione della lingua indoeuropea, cultura cordeduare, non so come si dice in italiano. Ci tengo a dirle queste cose lo stesso, perché non penso siano comunque ancora di patrimonio. Ah, sì, sì, dire, no. Generale. Dicevo Mesolitico, raccoglitori, eccetera, Neolitico, arrivano le popolazioni medio orientali, poi l'età, sì, del bronzo, arrivano gli indoeuropei, che sono quelli che parlano poi tutte le lingue che andranno a soppiantare le lingue precedenti, tranne l'etrusco, per esempio. Sì. Però, come dicevi tu, analizzando una serie di
e io ho visto qui proprio di tutti i periodi storici seguenti, quindi la Roma repubblicana, imperiale, la tarda antichità e il Medioevo, hanno potuto riassumere la storia genetica dell'antica Roma. Ce ne vuoi parlare magari, perché questa è la parte, penso, sì, che sia molto interessante per gli ascoltatori. È la parte clou dello studio che ha sorpreso molto a me e agli archeogenetisti vedere il fatto che appunto fino all'Iron Age c'è sostanzialmente una proprio a grandi linee la storia italiana segue, diciamo, in un certo modo la storia europea. Con l'età imperiale si vede questo influsso dal Medio Oriente che ci ha assolutamente sorpreso. Insomma, gli antichi romani, poi bisogna vedere adesso anche questo lavoro ha tratto critico sulla rappresentatività del campione che ha analizzato, però insomma vedo io qui imperiali tipo 48 DNA, sì, analizzato. Sì, 48 individui da appunto l'età imperiale romana, che la popolazione era enorme, però c'è questo appunto shift genetico della popolazione da una popolazione sud europea Iron Age a una popolazione più medio orientale. E questo è assolutamente affascinante. Assolutamente affascinante. Quante persone sono venute quindi per l'impero, diciamo, se uno può immaginare la grande immigrazione sia volontaria che forzosa dalle province orientali verso Roma, sì. Sostanzialmente. Sì, sì, sembrerebbe proprio questo. Poi sono convinto io che c'è molto di più sotto all'interno del mondo romano da scoprire anche da questo punto di vista. Ma sicuramente, questo è solo il primo, sì, paper su questo argomento, sì. Ed è il primo, poi chissà quanti altri ne verranno, ma intanto abbiamo una prima foto che ci dice che c'è stato un rimescolamento di popolazione durante l'impero romano molto importante, che porta la popolazione di Roma a essere sensibilmente diversa da quella della Roma repubblicana, in cui è molto più, come dire, qui nel paper dice che addirittura proprio cosmopolita, no? Come popolazione sostanzialmente. Sì. Sì. E poi abbiamo la tarda antichità, quindi a partire da Diocleziano Costantino in poi, la capitale da Roma si sposta a Costantinopoli e qualcosa inizia a cambiare, no? Di nuovo. Sì, e poi dopo vedono anche qui con pochi campioni, ma vedono appunto che poi la popolazione, diciamo, italiana, del Lazio, di quella zona che hanno studiato, ritorna, diciamo, più, se vuoi, europea, appunto. Cioè, quell'influsso verso il Medio Oriente ritorna poi, diciamo, in Europa, proprio a grandi linee. E anche questo, il meccanismo poi che c'è dietro, va capito. Con l'impero occidentale Roma diventa una città molto importante dell'impero occidentale, quindi da un certo punto di vista sembra logico, perché infatti poi nel paper ci sono anche delle belle mappe, penso pubblicherò, insomma, così ve le faccio vedere, in cui si vede proprio una freccia che dice viene patrimonio genetico da nord-ovest, quindi dalla Gallia, per esempio. Ed è, diciamo, come dire, io che conosco la storia di questo periodo, l'ho narrata nel dettaglio, c'è molta più relazione, per esempio, tra Italia e Gallia ormai rispetto alla relazione che c'è con l'Oriente romano. Quindi, da questo punto di vista, una cosa che dice il paper è che la popolazione rimane molto cosmopolita, quindi molto mista, però si affermano di più patrimoni genetici europei da questo punto di vista. E poi questo continua come processo anche nel Medioevo, quindi dopo il Settecento circa, in cui addirittura la freccia viene da nord sostanzialmente, di nuovo l'Italia diventa parte del Sacro Romano Impero anche qui. E la cosa interessante è quanto sia logico per la storia che conosciamo, da questo punto di vista. Poi può essere solo il primo paper di tanti, però sembra combaciare più o meno con la storia che conosciamo di Roma. Sì, 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 sì. E io lo trovo assolutamente affascinante da questo punto di vista, e ci dice anche
al di là dei movimenti in genere, comunque ci dice che la popolazione è molto, si sposta molto. Questa è un'altra cosa che forse non era scontata fino a poco tempo fa, no? Sei d'accordo che sì. Pensavamo che le società antiche fossero molto immobili. Sì, sono d'accordo, appunto, non so fino a quanto pensavo fossero immobili, insomma, nel discorso storico, archeologico, ma sì, decisamente, soprattutto in questi periodi più, diciamo, più recenti, insomma, Iron Age o Early Medieval, quello che vediamo è che la mobilità è una cosa chiave, e si vede appunto da questi studi, quello prima dei Longobardi che dicevamo prima, ma anche questo appunto, tutto sono individui, si trovano, diciamo, individui con veramente patrimoni genetici diversissimi tra di loro, e questo rende poi l'interpretazione più complessa. Cioè è chiaro che abbiamo bisogno di più di studiare di più campioni, di contestualizzare di più con le conoscenze storiche, conoscenze archeologiche, per descrivere, diciamo, la storia di questa mobilità, ma è chiaro che c'è una mobilità forte. Incredibile. Cioè. Da questo punto di vista sembra veramente moderna questa mobilità, insomma, non ce l'aspettiamo. Sì, sono d'accordo, anch'io sono veramente sorpreso. Sembra veramente una come andare adesso, non so, a volte penso, so, come potrebbe essere adesso un'analisi su un, non so, cimitero a New York adesso. Esatto, la cosa incredibile, no? Che a Roma del primo secolo, secondo secolo d.C., cioè incredibile, un po' lo sospettavamo, però fino a questo punto di avere una grandissima parte di quel patrimonio genetico che viene dal Medio Oriente, da vicino Oriente, e dalla Grecia, vicino Oriente, eccetera, e da questo punto di vista è veramente interessante, e la dice lunga sul fatto che non dobbiamo fare magari dei collegamenti diretti troppo forti, no? Noi italiani diciamo, noi siamo romani, insomma, quali romani? Quelli della Repubblica, quelli dell'Impero, che poi si sono continuati a mescolare in continuazione anche dopo, perché abbiamo appunto patrimonio genetico che viene dalla Gallia, viene dalla Germania, importante anche nelle fasi medievali, cioè meno da quello che ho capito dal paper, però parliamo di poche decine, comunque un campione, i campioni non sono mai grandissimi, no? Però è un campione che ci dice che comunque c'è meno movimento rispetto all'epoca imperiale, come è logico che sia, però continua a esserci movimento anche durante il Medioevo, questo anche trovo interessante. Oh sì, oh sì. Allora, andiamo al tuo paper, andiamo al cuore di questa discussione, perché la ricerca che avete fatto sugli avari è una ricerca, in un certo senso, io l'ho detto all'inizio, secondo me rivoluzionaria. Perché ti dico rivoluzionaria? Io quando ho parlato degli Unni, per esempio, ho detto che, bah sì, può darsi che vengano dall'estremo oriente, ma lo ritengo improbabile. Potrebbe darsi che siano veramente come alcuni hanno fatto i collegamenti con gli Xiongnu, questo non sono gli avari ovviamente, ma che era una popolazione che viveva in Mongolia, in moderna Mongolia, poi le fonti storiche cinesi ci dicono che emigrarono verso Occidente e dopo tre secoli arrivano gli Unni in Europa, quindi gli archeologi, gli storici hanno fatto 2+2 e dicono magari sono gli Xiongnu. E questa teoria è stata spesso... E ancora non c'è una prova archeogenetica di questa cosa, anche perché è molto difficile identificare gli Unni, insomma, sapere chi è un Unno e chi non lo è. Sì. Però una cosa simile avviene rispetto agli Unni, avviene nel VI secolo, perché di nuovo le fonti ci dicono che arriva una nuova popolazione dal grande mare d'erba, per citare Martin, che viene da, diciamo, la steppa eurasiatica, emergono gli avari e si installano nella regione pannonica, che era stata la stessa regione dove erano stati gli Unni, tra l'altro, che si prestano a una civiltà nomade. E l'argomento del vostro paper è stato quello di andare a cercare di capire da dove venivano questi avari, no? Vuoi raccontare agli ascoltatori che cosa avete scoperto? Beh sì, appunto, partiamo dall'inizio, appunto questo
questo, diciamo, studio nasce da, appunto, dalla voler rispondere o comunque cercare di chiarire, mettere in luce sulla questione di da dove venivano gli avari, o gli avari, quello in italiano problemi a no, io dico sempre pronto. Avari, ma perché ho visto che è la dizione più comune per non confondergli con gli avari, che sono quelli che non hanno voglia di, sì, di pagare il conto. Però lo so che in inglese avars, quindi vabbè, insomma. Come giustamente riassunto tu, le fonti storiche e anche in certa misura le fonti archeologiche ci dicono che appunto questa popolazione proveniva da qualche parte delle steppe, o comunque aveva legami con le steppe, e soprattutto le fonti storiche hanno, insomma, negli anni sviluppato diverse teorie. E uno, insomma, dei più grandi studiosi contemporanei sugli avari, Walter Pohl, che è stato uno con cui abbiamo lavorato appunto per cercare di interpretare nel modo migliore possibile i risultati genetici, ha scritto molto sugli avari, ha elencato, insomma, le diverse teorie riguardanti la loro origine, che erano le più, diciamo, le disparate da quelle che le volevano come gli avari, come discendenti dell'impero Rouran, che era un impero mongolo, nella Mongolia, che era stato sconfitto dai turchi una ventina d'anni prima della comparsa degli avari in Ungheria. In un simil modo alla parallelo con gli Unni, no? Venivano anche loro dalla Mongolia, però c'erano anche poi teorie erano soltanto un gruppo misto proveniente da diverse parti, che a un certo punto si erano uniti per motivi politici sotto dei leader cioè un gruppo della steppa che si unisce intorno a un forte leader, e che può essere composto da tantissimi gruppi disparati messi su alla bisogna, insomma. Esatto. E quindi, diciamo, per rispondere a questa domanda, anche grazie appunto agli archeologi poi ungheresi, tra cui Tivadar Vida, che è un archeologo appunto che ha studiato da decenni, diciamo, il periodo avaro, ha avuto l'intuizione di capire che la chiave per cercare di rispondere a questa domanda era nelle tombe avare più ricche, cercare di capire dove potessero venire queste elite del periodo avaro. E così abbiamo fatto, grazie appunto a lui e alle sue collaborazioni, siamo riusciti a ottenere campioni dalle più ricche tombe mai scoperte, da cui ci sono appunto anche resti scheletrici del periodo avaro, della zona appunto moderna Ungheria, che era dove c'era, diciamo, della potenza del caganato, insomma. Esatto, del caganato. E andando ad analizzare questo, il DNA, il genoma di questi individui, abbiamo poi anche altri genomi, diciamo, per comparazione, da tombe meno ricche, meno prestigiose le zone circostanti, diciamo, il centro del caganato. Sì, perché la teoria è che le più prestigiose tendenzialmente sono quelle che magari hanno più stabilità etnica, può darsi? La teoria era che loro, diciamo, le elite erano quelle che, diciamo, avevano portato, appunto, erano loro, diciamo, in un certo modo gli avari, appunto, cioè questa teoria che le elite avevano formato questa identità, che magari non era assolutamente un'identità che anche legata all'ancestralità, magari era solo una cosa politica, quindi non sapevamo cosa sì, non lo potevate sapere, certo. Però è interessante avere campioni da vari strati sociali, perché si può anche vedere se le cose sono diverse. Ci sono diverse tra i vari, esattamente. E quindi, insomma, il risultato poi più importante, più sensazionale di questo studio è il fatto che appunto queste elite avare erano nord-est asiatiche, geneticamente nord-est asiatiche,
e attraverso appunto alcune analisi, come accennavo prima, comparandoli con gruppi diversi, ciò che abbiamo a disposizione, perché noi lavoriamo sempre con quello che possiamo, con quello che abbiamo, con le popolazioni antiche che abbiamo, abbiamo visto che per esempio erano molto simili anche a popolazioni più antiche, per esempio del periodo Xiongnu, di cui abbiamo tanti campioni, relativamente tanti per il DNA antico, cioè qualche decina. Però anche e soprattutto, sfortunatamente abbiamo soltanto un genoma dal periodo Rouran, che sarebbe il periodo proprio immediatamente precedente al periodo Avaro in Ungheria. Abbiamo soltanto questo genoma del periodo Rouran, però questo genoma è molto simile a questo gruppo di elite avare in Ungheria, quindi un genoma in Ungheria. Così simile che sei scritto nel paper che praticamente non possono non essere correlati in certo senso. Sì, sì. Non sono imparentati nel senso di parentela stretta, tipo padre, ma insomma, non sono, però a livello di popolazione sono praticamente un nucleo, cioè, fa parte, diciamo, della stessa che percentuale del genoma, ecco, scusa, questa è una domanda magari un po' troppo tecnica, ma che percentuale del genoma o c'è un modo, diciamo una soglia che voi considerate essere parte di una popolazione? Dice, allora quello fa parte di una popolazione se c'è tale percentuale. Io so che le percentuali possono essere anche molto basse, perché un cugino alla lontana spesso ha meno dell'1% di comunanza del patrimonio genetico. Sì, questa è una domanda, cioè, un po' complicata. Cioè, da un certo punto di vista il genoma umano per la maggior parte del genoma è uguale tra tutte gli esseri umani. Quello che noi studiamo sono quelle parti che invece differiscono e che distinguono, diciamo, le popolazioni, uh-huh, le popolazioni tra di loro. Non c'è proprio una soglia precisa, anche perché appunto è relativo. Poi che cosa uno considera una popolazione? Cioè, se io voglio studiare, non so, tutti gli europei, posso dire che gli europei sono una popolazione rispetto, non so, agli africani subsahariani o rispetto agli est asiatici. Quindi ci sono diversi livelli, a seconda, ovviamente. Più è grande il gruppo, più la comunanza richiesta per raggrupparli è più bassa. Esatto. Quindi non c'è. Però per un gruppo così ristretto, immagino che voi abbiate trovato una correlazione, da questo punto di vista, relativamente forte, no? Sì, sì, abbiamo fatto dei test e modelli di, non so, di analisi statistiche di cluster, tipo sono parte di uno stesso, diciamo, cluster genetico, possiamo ricostruire la loro, diciamo, storia ancestralità, perché poi ogni popolazione poi è il frutto di mescolamenti più antichi, quindi hanno sia questo genoma di Rouran che gli avari hanno lo stesso tipo di mescolamenti più antichi, e quindi questo ci ha una prova abbastanza molto forte del fatto che erano parte di una popolazione. Poi quanto ampia, quanto quello, solo più campioni, ci potranno dare più risoluzione, ma però insomma sicuramente avevano un'ancestralità nord-est asiatica risalente probabilmente alla Mongolia, e quindi, diciamo, facendo 2 più 2 con quello, le varie ipotesi storiche, l'ipotesi che questo gruppo elite, soprattutto poi early Ava, sono dei primissimi avari che sono arrivati proprio, sono arrivati lì. Quindi voi siete andati a produrre delle tombe più antico possibile, collegabile agli avari, che sono correlate, tra l'altro, e questa è la cosa secondo me veramente ancora più rivoluzionaria, con qualcuno che è solo 20 anni prima era in Mongolia, cioè per intenderci. Quindi stiamo parlando che nel giro di una sola generazione, a noi oggi può sembrare scontato muoversi attraverso lo spazio in poco tempo, addirittura noi lo facciamo con l'aereo, però 20 anni in questo periodo nessuno ha mai postulato la possibilità, io penso, che
ci potesse essere una migrazione in soli 20 anni dall'Asia orientale, dalla Cina, dalla Mongolia, fino in Europa, in una sola generazione. Credo che sia la primissima volta che una cosa del genere viene provata. Sì, sì, anche a mia... quello che so io è la prima volta che effettivamente vediamo in diretta, vediamo in, una migrazione così, così veloce e così lunga distanza, cioè 7.000 chilometri dalla Mongolia all'Europa, appunto, come hai detto tu, in una sola generazione. Non si sono infatti appunto mescolati i primi di queste elite avare, sono appunto arrivati dalla Mongolia, insomma. Sì, e questa è una cosa anche incredibile, perché la teoria di solito più accettata fino a questo paper che è dell'altro ieri era che tendenzialmente queste popolazioni magari si potevano mettere in viaggio. Poi lungo la via combattevano, guerreggiavano, si univano, si spaccavano, si ricomponevano e magari arrivavano dopo secoli dall'altro lato del continente euroasiatico, ma molto diversi da chi era partito. Invece qui si viene a provare che questo popolo in armi è riuscito ad attraversare, perché insomma il territorio che ha attraversato non è che era spopolato. Quindi io mi immagino, qui ovviamente senza avere nessuna prova di questo, che sia stato un attraversamento difficile, insomma, da questo punto di vista, perché c'erano altre popolazioni lungo tutta la via, eppure sono riusciti ad attraversarlo in pochi anni ed arrivare dall'altra parte alla ricerca di qualcosa. E questo è veramente interessante, perché dà l'idea di come migrazioni del genere siano possibili. Insomma, se è successo agli avari, può essere successo anche ad altri, ecco questo... forse la cosa anche interessante. Sì, sì, sì. Io trovo che sia un da questo punto di vista qualcosa che va a cambiare proprio il modo di pensare alla storia e all'archeologia, perché appunto riporta, e questo mi rifaccio anche di nuovo a quel podcast che ho ascoltato, che diceva insomma è stata riportata la migrazione come una possibile spiegazione tra i meccanismi storici. Spiego di nuovo che le migrazioni sono passate di moda per una buona ragione, perché molte ideologie avevano pensato di utilizzarle per spiegare tutto e per spiegarlo anche in modo eugenetico, no? Però forse a volte quando il pendolo fa uno swing, spesso magari va un po' oltre, no? La realtà sta magari in mezzo. Forse si è andato troppo oltre verso le migrazioni sono rarissime, molto difficili, comunque non sono vere migrazioni ma sono più influenze culturali. Invece qui abbiamo prove di vere e proprie migrazioni. Sì, sì, è vero, ci sono state, cioè, se possiamo riassumere, diciamo, le scoperte degli ultimi 15 anni dell'archeogenetica, è che le popolazioni umane sono spostate continuamente e mescolate tra di loro, che a mio avviso è una prova schiacciante contro qualsiasi idea. Contro l'eugenetismo. Sì, contro l'eugenetismo, contro l'idea che l'altro è diverso da noi. Siamo in realtà tutti altamente mescolati. Non esiste questa cosa della nazione che... Noi spesso quando facciamo questi discorsi, leggete, fai discorsi nazionali, noi siamo i romani, oppure i francesi, noi siamo i galli, no? O qualunque di queste affermazioni... Se uno va a vedere il patrimonio genetico delle persone, ci si accorge che sono tutte fesserie, almeno dal punto di vista genetico. Poi dal punto di vista culturale si può discutere quanto sei vicino culturalmente a un gallo, se sei francese o noi ai romani, poco, rispondo io, però sicuramente dal punto di vista genetico non lo siamo, insomma siamo sempre mescolati in continuazione. Però è interessante notare come questi mescolamenti possono avvenire in modo anche rapido, ci possono essere degli spostamenti molto rapidi, molto veloci attraverso lo spazio, e questo è molto molto interessante. Senti, ci vuoi parlare, perché voi fate parte di un gruppo di lavoro, no? E avete tutto un progetto che non riguarda solo gli avari, ma riguarda in generale
l'alto medioevo. Ci vuoi parlare di questo progetto? Perché penso che sia Istojins, se non sbaglio si chiamano. Sì. Ci vuoi parlare di questo progetto e di quindi quali sono, magari se ci puoi anticipare qualcosa su cui state lavorando, eccetera, così facciamo lo scoop. dici quello che puoi, mettiamola così. Sì, sì, no, volentieri. Allora, innanzitutto, cioè, Istojin è un progetto appunto in cui, diciamo, i principal investigator che hanno appunto scritto il progetto e vinto poi, è un progetto IRC, vabbè, sono dettagli, finanziato dalla comunità europea, sono appunto quattro. Uno è mio capo qui, che è Johannes Krause, il direttore qua del dipartimento di archeogenetica del Max Planck di Lipsia. Due storici che sono Walter Pohl, quello che ho nominato prima, grande, sì, esperto degli famosissimo, avari, famosissimo. Patrick Ghiri, altro grande storico famosissimo del, sì, del periodo alto medievale e della, appunto del, sono due storici proprio fondamentali che hanno studiato, sì, appunto, sì, la costruzione dell'identità. Pure io, insomma, okay, quindi insomma, insomma, sì, sono noti entrambi. Poi Patrick Ghiri appunto era stato coautore dell'articolo che dicevamo prima sui Longobardi, insomma, è stato, mm-hmm, quindi è anche un pioniere, se vuoi, dell'archeogenetica adesso. L'archeologo appunto ungherese molto importante, Tiva Darvida, quello che ha iniziato lo studio degli avari, che ho parlato prima. E quindi, diciamo, il progetto Istojins diciamo, nasce da questa... dall'intuizione, cioè, che appunto, per studiare, per veramente capire le dinamiche demografiche, storiche del periodo alto medievale, in questo caso bisogna, per integrare il dato genetico, bisogna veramente avere innanzitutto tanti campioni da contesti studiati e, insomma, anche appunto, studiati in un'area, diciamo, limitata, ma molti più campioni, che va un po', sì, stravolge un po' quello che sono stati gli studi di archeogenetica finora, in cui sono stati, insomma, questi grandi transetti temporali con pochi campioni. Con pochi campioni, come abbiamo visto prima, 40 per tutta, sì, la storia imperiale romana. Esatto, no? Esatto. Funzionato sufficiente, mentre voi volete andare più nella profondità, quindi più cercare nella... di avere... Sì. Dei campioni più vasti, ma su aree ben delimitate, in modo da fare dell'analisi proprio nel dettaglio delle evoluzioni storiche di una popolazione. È questo? Esatto, esattamente. E il progetto Istojins inizia appunto con è focalizzato sul periodo delle grandi migrazioni, invasioni barbariche. E appunto nella zona del bacino dei Carpazi, con una zona come chiave di connessione, appunto abbiamo visto, sì, con gli avari, con gli unni, una zona con gli unni, i longobardi, ci sono, sì, passati, sì, in Pannonia, quindi, sì, più o meno io ho notato questa cosa, che la Pannonia è sempre di mezzo in tutti, sì, questi spostamenti, quindi è proprio anche i goti sono passati lì, sì, lì, sia gli ostrogoti, beh, i visigoti meno, però gli ostrogoti sicuramente, sì. Mi sei riuscito a trovare anche a risolvere lì la questione di chi sono gli ostrogoti, da dove vengono gli ostrogoti, quello sarebbe interessante per me, ma va bene. E quindi diciamo, i prossimi studi, secondo te, su che cosa verteranno? I prossimi studi sono tanti, perché appunto, come appena detto, sono passati tanti gruppi diversi, e quindi sono tante storie diverse da raccontare e da scoprire. Adesso, cioè, stiamo lavorando a diverse cose. Io sto lavorando molto alla una continuazione, diciamo, della storia degli avari. La grande domanda, poi, ok, c'era questo gruppo, soprattutto l'elite che veniva dall'est Asia, e cosa è successo a questi avari durante il periodo avaro e poi anche dopo? Cosa è successo a questa popolazione est asiatica? Molto che, interessante, che è arrivata lì, e poi chiaramente oggi non c'è più, anche se è un'altra domanda, qui vediamo se riusciamo a rispondere. C'è una traccia genetica nelle popolazioni attuali degli avari? Quello è un'altra, esatto, cioè, un'altra c'è domanda. In Ungheria qualcosa che viene dagli avari? Sì, in Ungheria, o magari in Est Europa, o nell'Est Europa in generale, anche perché, tra l'altro, il periodo
avaro, insomma, è molto lungo, perché arriva fino all'epoca, fu Carlo Magno ad abbattere sì. La potenza avara, quindi da questo punto di vista è un periodo lungo, e ci si può aspettare che in molte generazioni, come di nuovo probabilmente, quasi certamente accaduto ai Longobardi, lì non c'è la genetica ancora, ma lo vediamo dal, come dire, già solo gli archeologi si sono accorti, no? Che le caratteristiche fisiche delle persone si mescolano con i locali, quindi probabilmente un giorno lo dimostrerete geneticamente voi, ma chissà, magari è successo la stessa cosa lì, e sarebbe interessante capire fino a che punto si sono mescolati o non si sono mescolati con la popolazione locale, è rimasta una cosa solidaria oppure no. Questo sarebbe molto interessante, e fornisce anche poi materiale per, da un punto di vista antropologico, per valutare cosa avviene in generale in casi del genere, insomma, poi ci si può estrapolare, quindi sarà molto interessante vedere che cosa scoprirete, insomma. Sì, decisamente, e stiamo già vedendo delle cose estremamente interessanti, alcune cose che veramente almeno io non mi aspettavo, che sembra veramente di fare, appunto, di indagare nell'ignoto e scoprire per esempio adesso mi ricollego all'intervista che dicevi tu a Christiansen, che tra l'altro ho ascoltato, diciamo, che cosa lui vede il futuro dell'archeogenetica, dove in che direzione va, e dice, insomma, diverse cose, lo studio dei patogeni. Una delle cose che dice è lo studio della kinship, ed effettivamente stiamo vedendo che con questo tipo di campionamento, che è diverso da quello che è stato fatto finora, appunto concentrandosi su siti e cercando di campionare il più possibile, molto spesso interi, diciamo, cimiteri. Un intero cimitero. Esatto, dove tipicamente, tipo in Italia ci sono dei cimiteri longobardi, dove noi sappiamo che ci sono varie generazioni, perché sono proprio, si capisce l'epoca in cui è stata fatta la tomba, e sono esatto. Tutti probabilmente correlati tra di loro, insomma, da questo punto di vista, o almeno formano una stessa comunità. Ho detto stupidaggio, non è che vuol dire che sono correlati tra loro, ma formano una comunità attraverso le generazioni, quindi voi andate ad analizzare l'intera comunità a questo punto, esatto. Per cercare di capire come quella comunità è evoluta, in sostanza, no? Esatto. E questa è la prima volta che viene realizzata una cosa del genere. Sì, è la prima volta che, appunto, studiando appunto l'intera comunità e vediamo delle cose Dai, qualcosa che puoi anticipare, lo so che non è ancora pubblicato. Sì, non è ancora in fase di ricerca, appunto le stiamo scoprendo in questo momento tutte queste cose, ma ci sono, appunto, posso dire che ci sono delle differenze, ci sono molte differenze, appunto, anche a livello di pattern, kinci, poi appunto il concetto di parentela è un concetto anche culturale, quindi devo stare attento a dire, certo. Diciamo, però dei pattern di relazioni biologiche, appunto di parentela biologica, molto diverse tra questi diversi gruppi, appunto avari o piuttosto longobardi e altri, che quindi quello che adesso stiamo cercando di capire, di interpretare questi dati e mettendo insieme poi quello che si sa anche su popolazioni moderne, anche di antropologia, di dinamiche di parentela diverse, poi con varie ipotesi storiche e archeologiche, ma vediamo effettivamente che ci sono delle era anche da questo punto di vista era estremamente multiculturale il periodo. Quindi quindi quello che tu mi stai cercando di dire è, probabilmente all'inizio un gruppo abbastanza omogeneo proveniente dall'Estasia, poi però rapidamente probabilmente cambia. Vabbè, ma questo lo vedremo quando pubblicherai quando pubblicherete il paper. Beh, mi raccomando, mandamelo, perché ci tengo a vedere, proprio a essere aggiornato. State lavorando anche su cimiteri italiani oppure solo sulla Pannonia?
Soprattutto sulla Pannonia, però sì, qualche cimitero italiano, qualche cimitero italiano c'è, un po' una continuazione di quello studio Perché mi sui interessa Longobardi. sapere, appunto, sarebbe bello sapere anche, appunto, come dicevi sui Longobardi, com'è l'evoluzione, se conferma quella cosa che ti dicevo prima, che c'è, cioè quello che gli archeologi hanno sempre, come dire, postulato è che all'inizio la popolazione longobarda era un po' separata da quella mediterranea italiana, ma poi nel giro di qualche generazione vanno sempre più ad assimilarsi. E questo, diciamo, per ora si intuisce dalla cultura materiale, che però la cultura materiale in teoria non dice niente sulla genetica, dice solo, dire, la moda. Perché la cultura materiale è Sì. tipo: ci metto la spilla di questo tipo oppure ci metto un vaso o non ci metto niente. Però questo può essere solo moda, no? Può essere, non è per forza vuol dire che si sono mescolati, può semplicemente voler dire che un gruppo ha adottato gli usi e costumi di un altro. Quindi da questo punto di vista è interessante capire se l'archeogenetica conferma oppure no. Eh sì, sarà, sì, insomma, il progetto Isogen non è focalizzato proprio su questo, ma È uno dei tasselli. è uno dei tasselli ed è anche una domanda che interessa moltissimo anche a me e arriverà anche questo. Va bene, dai, faremo un'altra puntata Allora. quando esce il paper. Guarda, innanzitutto, Guido, ti volevo ringraziare per la tua disponibilità e veramente per il lavoro che state facendo. Come vedi, sono un po' un fanboy del vostro lavoro. Grazie mille per avermi dato, insomma, questo tempo. Sono convinto che gli ascoltatori lo troveranno molto interessante. Insomma, grazie mille per No, il tuo tempo. spero anch'io. Se mi dai un tempo per fare un po' di pubblicità, se i suoi ascoltatori sono Assolutamente, vai. interessati all'archeogenetica, posso consigliare questo libro che è tradotto in italiano l'anno Come si scorso. intitola, quindi? Storia? Storia dell'umanità ed è di Johannes Krause e Thomas Trappe, che Johannes Krause è il direttore del dipartimento qui di archeogenetica di Lipsia, che ha lavorato con Svante Paabo e ha seguito, diciamo, tutto lo sviluppo di questa esplosione dell'archeogenetica. E questo libro, insomma, è scritto appunto con un giornalista, è un libro molto divulgativo e molto Ah, bene, storia accessibile. dell'umanità. Storia Ok, dell'umanità. storia dell'umanità. Allora Johannes me lo devo leggere Krause. anch'io. Sì, Ok, di Krause. è molto proprio scritto semplice, diciamo, molto proprio. Perfetto, perfetto. Ottimo, grande consiglio. E me lo vado a leggere anch'io, così sono anch'io più ferrato sull'argomento. Insomma, per ora ho letto solo paper, ma non una cosa divulgativa in generale sull'argomento lo trovo molto interessante. Bene, grazie ancora Guido. Non so se avete capito, mi aveva portato sulla frontiera della Sì. ricerca archeogenetica, ma proprio storica archeologica, direi, del momento, in uno dei tre posti al mondo, in cui questa viene fatta, insomma, perché siete voi, i danesi e Harvard, hai detto, no? Insomma, qui più o meno Cambierà, cambierà, però sì, per ora cambierà, ancora, dai. sì, Dai, cambierà. per ora è così. Va bene, grazie ancora Guido per essere stato su Storia d'Italia Grazie a te. e grazie a tutti e alla prossima puntata. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. Nel prossimo episodio torneremo a parlare di Eraclio, ma anche della situazione italiana durante il breve periodo tra le due grandi tempeste. Vedremo come l'imperatore portò a compimento gli accordi con i persiani. Vi preannuncio che sarà altrettanto abile nella pace e nelle trattative con Cavad II e Sharbaraz di quanto lo sia stato sul campo di battaglia. D'altronde, non ha certo vinto con la sola forza delle armi, no? Quanto all'Italia, faremo un bel giro nella Roma del VII secolo. Spero vi piacerà. Se volete altre puntate come questa ed aiutarmi a sviluppare questo progetto, vi chiedo per un secondo di valutare di sostenere il podcast su Typee, su Patreon o su YouTube.
come fanno in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, e a livello Dante Alighieri, Musu Meci, Manuel Marchio, Mauro Samarati, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata e Luca Baccaro. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Daniele, Matteo e Luigi. Alla prossima puntata!